Ciao ragazzi, prima di iniziare volevo invitarvi a lasciare un mi piace, di iscrivervi al canale e da seguirmi sui social, in modo da rimanere aggiornati sui prossimi video e dove vi dirò quando sarò in live. Detto ciò, torniamo al video e buona visione! Ciao a tutti e benvenuti da Volvirgo e su Football Manager 2021. Questo breve video lo realizzo apposta per svelarvi la nuova squadra con la quale inizierò la carriera su Football Manager 2021, quantomeno una delle due che penso realizzerò su questa edizione del gioco. Ovviamente per iniziare questa carriera aspetterò qualche giorno perché nel weekend dovrebbe uscire il file no fake da parte di Jungleman, quindi voglio avere un po' tutte le cose a posto perché dovrebbe essere inserito ad esempio lo staff dell'Ajax, cambiato il nome allo stadio del Napoli, intitolato appunto al compianto di Armando Maradona. Ma questo video penso che sia veramente necessario farlo, appunto perché almeno do inizio alla nuova avventura di Da Volvirgo su Football Manager 2021. Ovviamente la squadra riguardo all'allenatore, vi rimando questo a quando inizierò ufficialmente la carriera, ma andiamo a vedere la squadra. Ed eccola qui, il Chievo Verona. Quindi partiamo quest'anno dalla Serie B italiana e cercheremo di portare i veneti agli antichi fasti, soprattutto di inizio anni 2000, vale a dire quando risultarono promossi in Serie A come sorpresa sotto la guida di Gigi Del Neri. Quell'anno fece un ottimo campionato, era un gruppo veramente eccezionale, composto da giocatori storici nell'ambito veneto e appunto clivense, come ad esempio Marazzina, Lanna, Danna, Cossato, se non erro anche Lupatelli, Corrini, Perrotta, ce ne stavano veramente tantissimi. Ma andiamo a vedere il Chievo del 2020, quantomeno qualche giocatore sul quale punterò nell'arco della stagione. Il primo è lui, Adam Semper, che bene o male penso che proprio lo considererò come portiere titolare. Un giocatore interessante con determinazione 13, quel determinazione sta ad indicare che probabilmente avrà ancora qualche margine di crescita. Classe 98, 22 anni, 194 cm per 89 kg, veramente una bestia. Lui penso proprio che sarà uno dei miei difensori centrali titolarissimi. Infatti Sauli Vesanen, ex PAL, giocatore veramente interessante, non grandissima velocità, non grandissima agilità, però 190 cm per 75 kg, guardate qui che statistiche, 14 a contrasti, 14 a determinazione, 14 aggressività, idem per intuito, posizione e freddezza, veramente un giocatore fantastico, età 26 anni, nel pieno della carriera. Vasile Mogos, terzino destro di 27 anni, quindi classe 92, guardate che belle statistiche, a parte rimesse, a resistenza, a equilibrio, a forza, a integrità fisica, a posizione, insomma non il top dei top come terzino destro, ma in Serie B veramente un top player. Un po' di esperienza, Francesco Renzetti come terzino sinistro, buon giocatore, però massimo penso che mi potrà durare una stagione, barra 2 come super riserva, però intanto per il primo anno ce lo godiamo. Luca Palmiero, centrocampista centrale o mediano, in prestito al Napoli, sicuramente un prospetto da valorizzare. 24 anni, non è mai esploso in maglia azzurra, ma ora vedremo cosa saprà fare al Chievo, perché secondo me potrebbe essere uno dei centrocampisti centrali nella rosa dei titolari. Anche lui stesso discorso di Palmiero, però di molti anni più giovane, infatti classe 2019 anni, direttamente dal Brescia, Mattia Viviani. Non dobbiamo ammazzarci per comprarlo, ma è nostro. Guardate, determinazione 14, può crescere veramente tanto, soprattutto dal punto di vista tecnico. Una volta ultimato il piano di crescita, veramente top player anche per noi. Joy Lobby, centrocampista centrale che può giocare anche a sinistra. Su di lui ho qualche dubbio, però secondo me potrebbe ancora esserci molto utile. Alcune statistiche importanti come contrasti, come coraggio, come gioco di squadra, come impegno. Insomma, giocatore veramente top, però dobbiamo ben vedere, perché qui vediamo che prende tanto ed è in scadenza. Secondo me se si va a estendere il contratto chiederà anche di più, veramente impossibile secondo me. Quindi il dubbio è cederlo o tenerlo, staremo a vedere. Giaccherigno, per noi 35 anni, ma elemento di pura affidabilità. Anche in questo caso però contratto a scadenza e stipendio veramente tanto 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 alto. Staremo un po' a vedere. Amato Ciciretti, ce la farà alla veneranda età di 26 anni finalmente esplodere? Un giocatore ottimo, molto versatile, alcune cose non mi convincono, però secondo me va contestualizzato. Quindi una volta creato il modulo che deciderò di applicare al Chievo, staremo a vedere come piazzarlo. Ex Empoli, Manuel Pucciarelli, lui in questo tipo di gioco lo posso definire il Del Piero del Veneto, perché comunque c'è 74 cm, delle statistiche buone, anche lui top player in Serie B, 29 anni, piena maturità calcistica.
E poi c'è lui, felice d'amico, ex Wonderkid, quest'anno secondo me è anche un po' ridimensionato, 19 anni, guardate la determinazione 15, ma soprattutto la fantasia, deve migliorare fisicamente perché comunque resistenza 10 e forza 8 sono veramente poche poche, va bene che alto 1,75, ma ciò non vuol dire che debba essere fragile come un bicchiere di cristallo, facendo crescere anche mentalmente, anche lui ottimo giocatore. Finiamo in attacco, Filip Georgievic, punta esperta, 32 anni, finalizzazione 12, ma gioco di squadra 16, impegno 17, colpo di testa 16. Secondo me queste statistiche vanno appunto a compensare quella finalizzazione bassina, buone qualità fisiche, per il primo anno anche lui ottimo. Dell'esperienza alla gioventù, Manuel Di Luca, classe 98, preso dal Torino. Buone statistiche, un determinazione non altissima, però guardiamo resistenza, guardiamo colpi di testa, guardiamo equilibrio, guardiamo massima elevazione, insomma 192 cm di pura garra offensiva. Per questo video è tutto, quindi dal prossimo vedremo anche il discorso della tattica e un pochino come impostare la carriera, magari inizierò anche con una barra due amichevoli e poi penserò anche a come gestire tutto il corso della stagione, ma soprattutto come gestire il precampionato, che magari voglio renderlo molto meno tedioso. Per questo video intanto è tutto, vi invito a iscrivervi al canale, lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto e visitare i siti di Giangioman e Panos e la pagina Facebook di Giangioman, la migliore in Italia riguardo Football Manager. Iscrivetevi anche al mio secondo canale, Extra, dove appena possibile porterò contenuti extra calcistici. Per ora vi mando un abbraccione e ci vediamo per l'inizio carriera su Football Manager 2021 con il Chievo Verona. Ciao Musci!